E ancora una volta, buonasera a tutti, regà. Bentornati in questo sabato sera in cui di solito le persone escono, ma io col cazzo, perché sono qui per la prima volta a portarvi questo gameplay di Genshin Impact. Non so come si pronuncia, sinceramente, ma niente, è il gioco tipo più famoso al momento, cioè proprio più famoso, comunque è uno di quelli che sta spopolando attualmente. Che poi mi avevate detto che era uscito tanto tempo fa, ma io ho controllato, è uscito a settembre, è uscito. Quindi, oh, grazie Molidis per il secondo mese. Non so perché ho fatto la sub, ma ho Prime, quindi perché no. Comunque esce impregnantissimo che lo chiama clone di Botv. Aspetta, mi hai colto alla sprovvista. Ah, Legend of Zelda, ok. Legend of Zelda scritto a Breath of the Wild. Ecco, ok. Sì, infatti, perché molti mi dicevano è simile a Legend of Zelda, che io non ho giocato, quindi. No, io sinceramente non sono. Non è che non sono un fan di questi giochi, semplicemente non ci ho mai giocato. Cioè, sono, come posso dire, un nabbo del settore. Cioè, non sono proprio a mio agio con giochi di questo tipo. Comunque, ci ho giocato veramente poco, quindi non so nemmeno bene cosa sia. Penso sia tipo un mezzo open world in cui puoi vai a farmare, fare le missioni, sali di livello, potenzi i personaggi, una cosa del genere, credo. Quindi, è anche una storia, però. La cosa buona è che è anche una storia. E quindi, niente, mi sta. Cioè. Mentre lo scaricavo, ho visto un po' di robe, OST, video, mi sembra veramente figo. Mi sembra veramente, veramente figo, quindi no, sono molto curioso di provarlo, assolutamente. Le OST anche sono spettacolari, quello, vabbè, i giochi belli hanno sempre OST belle. E poi vabbè, raga, la cosa più importante, ci sono le waifu. Perché insomma, che un gioco che si rispetti deve avere le waifu, e questo qua, da quel che ho visto, ne ha parecchie. Quindi, insomma, le premesse sono buone, la storia spero sarà figa, e niente. Spero tanto sarà un bel gioco, perché al limite, cioè non al limite, perché così lo potrò continuare a portare sul canale, anche perché qua su Twitch sia su YouTube, perché ricarico lì le live. Questo perché è da un botto che non porto giochi su YouTube, e quindi non lo so, Genshin Impact mi sembrava la cosa giusta da poter provare, dato che ho saputo appunto che ha la storia, per portare qualcosa, un gameplay finalmente dopo tantissimo tempo. Ce l'ho sul telefono, davvero molto bello come grafica, non immagino sul PC, infatti, dai, speriamo bene. A settembre l'hanno rilanciato. Ah, ok. Quindi, no, perché infatti avevo letto. Buonasera, comunque sì, buonasera a tutti, non ve l'ho, vabbè, non vi ho salutato, ma comunque buonasera Omir. OST tutta composta dalla London Philharmonic Orchestra, sì, no, infatti si sente che è bella. Buonasera anche a Dangan Lover, Ult VG, Joker, Anto, Eldismeri, Fede, Shenvi, Matteo, Phantom e tutti gli altri. Tommy, Cavallo. L'abbonamento, sì, la cosa delle 2 ore, sì, penso che sarò in live un'oretta e mezza, due, dipende come vedo il gioco, cioè dipende se mi blocco, se succedono cose strane. Se hai domande chiedi nel gruppo VIP, sì, ma lo so che voi ci state nerdando parecchio. Sì, buonasera anche a te Marco, buonasera. E open world, la mappa che vedrai non sarà nemmeno la metà di quella che dovrà essere. Comunque le waifu sono top, tanta roba. Comunque stasera avremo anche un ospite, ovvero Alietinator, uno dei mod che ha riscattato i 100.000 punti del canale, quelli per partecipare alla live. Solo non subito, non subito, spero di non scordarmi, ma in caso me lo ricordate voi quindi non mi scorderò. Ma inizialmente me lo voglio iniziare da solo il gioco. Oh, grazie per i 500 bit, Cavallo Rumeno, e per questa bellissima OST inquietante di Satella. Quindi andiamo nella scena. Andiamo nella scena gameplay, che non tocco da una vita, letteralmente. Un bel po' di lag. Comunque, guardate che bella pure questo wallpaper che ho trovato veramente stupendo. Come, cioè, mi piace tantissimo. E sì, siamo passati ai bit. Backstage della OST di Genshin. Dopo me lo vedo. Cioè, in realtà me lo vedo anche adesso. Aspetta. Vediamo un attimo. Sempre se non esplode. Ah, sì, così proprio. Una vera e propria orchestra. Questa qua. Si vede? Ah, ok, no, perché non ci ho abilitato. È vero. Non ho abilitato i tasti rapidi qua. Ecco, vedete? Sì, no, ma per i giochi seri le fanno queste cose. Sì. No, ma si sente. Cioè, mi è bastato sentire 4-5 OST per capire che erano di alto livello. Quindi, sì, no, sono tanta roba. Quindi,
Sì, spoiler wallpaper, sì, esattamente, esattamente, come al solito. Sono tutti spoiler i wallpaper che metto. E non metti l'Eliminator nel titolo? No, nel senso. A parte che non è che starà per tutta la live, per un'ora e mezza, 2 ore di live, però. Ma ultimamente non metto manco per Otaru il weed nel titolo, perché vabbè, non serve secondo me. Quindi, iniziamo. Aspettate che. Tra l'altro ho anche un piccolo problema, ma vabbè, cioè, sti cazzi. Che essenzialmente non. Il catturaschermo non mi funziona, non so perché ci ho provato durante tutta la live, cioè tutta la live, durante tutta la giornata e non mi funziona, quindi andremo col cattura schermo totale, cioè il cattura gioco non mi funziona, il game capture però, beh, non so, probabilmente perché, più che altro sapete qual è il problema? Che non posso settarlo, cioè, beh, vi faccio vedere intanto il gioco, oddio, in realtà. Ops, hai capito che brutta cosa che devo fare, ma vabbè, non c'è altro modo, non c'è altro modo. Comunque, non posso settare, non ho potuto settare niente, perché mi hanno detto che se clicco su Start Game, si avvia un filmato, e io lo volevo vedere per l'unica cosa che ho fatto è stato registrarmi, manco il nome ho messo, quindi. La città a tema cinese è la più bella di tutte. È un bug di Genshin, infatti, dici per registrare, sì, infatti boh, infatti boh. È la seconda zona a tema della mappa, spoileri la Cina, che? Ah, ma sti cazzi, cioè, sti gran cazzi. E spoiler, sti schermi di spoiler, esattamente, esattamente. Quindi dai, vediamoci il filmato e poi scegliamo tutto, perché io ancora non ho fatto assolutamente niente, proprio. Stiamo proprio all'inizio del gioco, tra l'altro mi piace molto sia l'OST della, insomma, di questa prima parte in cui ci troviamo, sia la strada che si costruisce. Cioè, è molto figo, molto scenografico, se così vogliamo definirlo. Poi vabbè, il volume, ben, spero, vada bene, e se è troppo basso ditemelo. Cioè, io lo sento abbastanza bene, però in caso ditemelo. Come si gioca? Bella domanda, iniziamo. Non lo so come si gioca, dai, iniziamo. Ah, ok, no, era un caricamento. Vabbè, la nostra prima cosa sarà un caricamento. Per fortuna ho la fibra, quindi non ho problemi. Se no, vi immaginate se dovevamo aspettare. Ah, vabbè, comunque ci mette un po', quindi possiamo parlare un altro po'. No, io sinceramente, cioè, non ho proprio fatto un cazzo. Solamente ho scaricato il gioco, che pesa tipo 20 giga, non ricordo, e mi sono registrato. Quindi, vabbè, lasciamo di fare il caricamento. Comunque, come si gioca? Penso sia tipo una cosa la Nier Automata, che è l'unico gioco simile che ho portato sul canale, è stato quello, Nier Automata, sì. Quindi mouse e tastiera o anche joystick, anche Bloodborne penso sia una roba simile, quindi sì, una cosa di quel tipo mi immagino. L'unica cosa spero 12 giga, sì, infatti. Alla fine sei con mouse e tastiera, sì, volendo posso anche mettermi col joystick però, quindi se serve, stavolta so che si può fare, quindi attacco il joystick però magari la prossima volta perché non vorrei starci 2 ore a smanettare con i fili, cavi, robe. Ok, ci siamo, ci siamo. Oh, eccoci qua. Ah, infatti, click to begin, quindi il wallpaper animato di Emilia su Wallpaper Engine lo trovo. Lo trovi. E non so se mi conviene alzare il volume. Alzo un po' il volume. Non si sa mai. Metto a 5 il volume perché adesso sta a 3. Metto a 5 almeno così siamo sicuri che il filmato si senta bene. Va bene, via. Iniziamo, iniziamo. Ok. Sta caricando qualcosa. Quanto dura la live? Non lo so, ma. Ah, ok. È in inglese? Sì, perché? L'hai trovato da un altro mondo, tipo? Non so di cosa stiano parlando. Ok. Your journey ends here. Figa questa. Who are you? The Bruttissime le voci in inglese, le cambieremo. The arrogation of mankind ends now. Cioè, quello ho capito, loro volevano andare in un altro mondo, tipo. Dovevano attraversare, cioè andare alla cosa successiva e sono stati bloccati da questa tizia. Ah, devo selezionare. Ah, iniziamo? Beh, selezioniamo il maschio, penso. No, che figata, te lo fanno fare qui. Vabbè, chiamiamoci Reanime, ci sta. Penso che in realtà il mio username è un altro di solito nei giochi, però penso che Reanime abbia senso. Confermo, confermo. Vai, vai, vai.
Figata. Ah, è stata catturata. Ma l'ha assorbita. Ok. Rip. Ah, ok, era la sorella, era. Ok. Il dio mi ha preso mia sorella. Mm-hmm. Ha perso il suo potere perché gli hanno gastato un sigillo. Cioè, non ho capito loro cosa stavano facendo, però dice che appunto erano abituati a vagare da un mondo all'altro e ora non possono più farlo. E adesso dice che è bloccato in un solo mondo. Eccolo l'angioletto! Mi dà fastidissimo la voce in inglese. Ok, si chiama Paimon. Carina. Ok, adesso penso sarà tipo un tutorial. Però io vorrei già cambiare. Oh, eccoci qua. Ok. Ok, non frizza, per fortuna. Cioè, più o meno. No, va tutto bene. Cioè, nel senso, quando faccio così non è proprio fluidissimo, però vabbè. Ah, ma posso scattare anche? Ah, sì, ho anche la stamina. Sto a livello 1, ovviamente. Ma a livello di grafica non stiamo messi malissimo. Cioè, non è il top, però cioè, ci sta, non mi dispiace. Ah, posso fare gli scattini, però consumo la stamina. Attacchiamo questo nemico brutto. Ah, ma col tasto destro... Ah, no, col tasto destro non faccio niente. Oh, che cazzo fai? Col tasto destro non faccio niente. Pensavo di fare un attacco, invece scatto e basta. Comunque no, mi trovo bene con la tastiera per ora. Per ora. Ok, questo qua è per teletrasportarsi. Bene. Ok. Iniziamo benissimo. Sono tipo frizzato. È frizzato malissimo, raga. È frizzato malissimo. Ottimo. Direi che è un buon inizio. Un buon inizio. Aspettiamo che si riprenda. Ottimo, ottimo. E... tutto perché ho provato a teletrasportarmi. Non lo farò più. Non lo farò più. Sekiro 2.0, sì, infatti. No, e il problema con Sekiro in realtà l'avevo scoperto. Quindi se mai fosse quello, dalla prossima volta già abbiamo risolto. Però, porca puttana, oh, manco ho iniziato e già premo un tasto e si bugga tutto. Che cazzo. Vabbè, tanto fammi togliere la felpa che sto iniziando a avere caldo. Ok, male che va, dovremmo restartare il gioco. Cosa di cui non sono per niente contento, ma vabbè. Dio. Metti il giapponese. Sì, vorrei farlo, ma mi sa che qua comunque non ci sta un'interfaccia per poter mettere il giapponese. Comunque vaffanculo, gioco di merda, verrai chiuso. Via. Verrai chiuso e restartato. Spero che non ci faccia ripetere il filmato, mi darebbe molto fastidio. Porca puttana, com'è possibile che dà problemi? Madonna santa, fammi togliere questo, magari può essere... che sto usando troppa banda, che cazzo ne so. No, non scelgo la femmina, non scelgo la femmina. Non scelgo la femmina. No, e poi, sì, no, sono uscito senza problemi. Sono uscito senza problemi. No, ma infatti è strano, vi giuro, è molto strana questa cosa, non me la spiego. Ottimo. Secondo me è perché cioè il fatto che sto in live non aiuta. Ok, ah, perfetto, ci siamo, perfetto, almeno, vabbè, in realtà, ok, adesso non si sente l'audio, interessante, boh, non so perché, però intanto almeno funziona, quindi, non male, ok, adesso si sente, e comunque no, penso non ci faccia rivedere il filmato, credo che, cioè, rinizieremo tranquillamente, però, insomma... Non mi piace molto il fatto che si sia buggato. Cioè, si sia buggato, che sia... A me lagga come una merda su PC. Una ancora. Devo dire che è molto interessante questa cosa.
Vai su play nuovamente. Sì, si è bloccato. Si è bloccato nuovamente. Ma che bello, ma che bello. E ok, questa è una cosa che non avevo preventivato. E adesso penso, cioè, in realtà il modo per risolvere lo so qual è. Però è veramente fastidiosa questa cosa. Oh, zitti. Zitti tutti. Ho sentito un suono. È partito! Zitti tutti, è andato, zitti tutti. Che poi ripeto, io non ho un computer brutto. Cioè, è strano che faccia queste cose, però secondo me la combo live. Oh, eccoci qua. Ora, ora. Madò, no. Cioè, in realtà non è un problema di. Cioè, la CPU va benissimo, la CPU non sta manco esplodendo. Ma secondo me è il gioco proprio che. Non lo so, raga. No, sinceramente, no, non ve lo so dire. Perché sto controllando anche adesso la CPU, ma va bene. Quindi, siamo tornati nel gioco. Io direi prima cosa di premere Esc. Grazie. Mettiamo dei setting non assurdi. Perché, anche se in realtà a me, cioè, a me i giochi funzionano tutti, è stranissimo. È veramente strano. Sarà per questo. Secondo me è per i 60 fps. Non lo so, metto 30 fps nel dubbio. E poi vorrei anche mettere windowed. Però magari la prossima volta, per adesso rimaniamo in full. E va bene, direi che va bene così. Ora, non si può cambiare il volume del gioco, beh? Mi sa di no. Ah, eccola qua. Che culo. Che culo. Game language, inglese, ovviamente italiano non c'è, ma ovvio. Mettiamo giapponese. Ok, perfetto, va bene. Non lo voglio riniziare il gioco, assolutamente no. Spero solo che i personaggi parlino in inglese, in giapponese. Comunque, che devo fare? Ah, seguiamo la tizia. No, no, comunque il computer va benissimo. Cioè, è il gioco che si bugga, secondo me. Perché il mio computer segnala che la CPU sta al 20%. È pochissimo, eh. Ok. Perfetto. Ah, ok. Per salire qui faccio così. La vocina è molto carina di lei. Dove devo andare? Ok. Prendi tutti i frutti. Apriamo l'inventario. Io ho una bella spada che fa abbastanza schifo, ma vabbè, siamo all'inizio. Nessun item. Oh, restaurano 300 HP, che non so quanto sia. E basta. No, mi piace comunque l'inventario, tutte le monete. Figo, figo. Figo, figo. Non vedo l'ora che arriveremo alla parte gacha, ovvero in cui devi rollare per trovare i personaggi più forti. Quello sarà molto frustrante e anche divertente, se mi dirà a culo. La doppia G di Paimon non lo so. L'obiettivo del gioco penso lo scopriremo a breve. Non lo so. Ed eccoci qua. Ok. Un po' d'acqua. La statua dei sette. Quindi ci stanno queste statue che proteggono il mondo. Di questi dei, probabilmente. Sì, sette dei. E questo qui, questa statua qui, controlla il vento. È vero, perché noi stiamo cercando il dio che ci ha fottuto, la sorella, che ci ha. Non so cosa ha fatto, l'ha rapita in qualche modo. Ok. Prologo, atto 1. Va bene. Oddio, se mi butto penso di morire. No? Beh, meglio scendere normalmente. Comunque la stamina fa veramente cacare. Cioè, guardate. Ah no, come? Non mi devo allontanare da Paimon. Ho capito, però. Cioè, io dovrei andare, Paimon. Ok, grazie. Va bene. Quindi noi l'abbiamo salvata perché stava tipo annegando e lei ci sta aiutando adesso. Tutte le cose che luccicano io le prenderei. Ah, la doppiatrice di Paimon è quella di Kaguya? Ah, ma Kaguya, proprio la protagonista? Ok, non l'avrei mai detto. Non l'avrei veramente mai detto. Che schifo che fa sta stamina. Nuotiamo. Mi dice anche che sono bagnato. Wow, che velocità.
Sì, non vedo l'ora di arrivare a quella scena. Hehe, Tenanda Yo, bellissimo. Quella cosa, quel video l'ho visto all'infinito, l'ho visto. Va bene. Quindi forse il nostro primo incarico sarà di scoprire queste sette statue diverse. In tutto, che si trovano in questo mondo. Oh, ok. Abbiamo sbloccato una porzione della mappa. Che, sì, non sembra essere per niente grande. Ok, no, 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 ci stanno altre. Bello, bello questo, mi piace. No, non sembra piccola. Non sembra piccola. Cioè, è abbastanza grossa, dai. Parecchio grossa. Ah, mi posso anche teletrasportare, ottimo. Ah, no, è stato disabilitato. Ah, sono già passato di livello. Comunque, forse dovrei alzare un po' il volume. Non lo so. Vabbè, se è troppo basso, ditemelo. Devono aggiungere altre porzioni di mappa. Ok. Ah, se finisco la stamina in acqua, nego? Interessante. Ah, posso anche. Figo. Molto figo. People in this world can never get told of powers. Ok. おかしいは神様にとって失礼だぞ。ここから西へ行くと自由の都、モンベレレドに行けるんだ。OST、モンドは風の都市で、七神の中で風神を祀ってるんだ。Quindi questa qua è la città del vento perché non è che collabora, probabilmente è protetta dal dio di心臓から力questa を得られstatua るdel お前vento, なら、insomma, そこで神Anemo. の手がかりを入手できるかもな。Ok, quindi dobbiamo trovare degli indizi. それと。には吟遊詩人がたくさんいるから、妹さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。E この世andiamo, 界のandiamo. 元素はお前の祈りに応えた、いい兆しだとオイラは思うぞ。Ah, dobbiamo combattere? Ho ottenuto anche qualcosa. Ma comunque per adesso io posso solamente. Perché mi interrompe? Ah, premi E per. Ah, ok, quindi questa qua è del vento. Premi E. Ok, e tieni premuto E per caricare la. Ok, vediamo un po'. Figo. Ah, quindi è molto da vicino. Ah, ok, la vedete la ricarica in basso a destra? Ok, quindi adesso devo tenere premuto e farla molto da vicino. Però è figo, devo dire. E premi Q per fare un elemental burst. Vai. Beh, not bad. Not bad, devo dire. Non sono male le mosse di sto gioco, anche a vedersi. Adesso. Oh. Cioè, quindi mi ha detto che se esaurisco la stamina crepo. Cosa brutta. Cioè, in questo laghetto morire è triste. Ah, messaggio importante. Per mostrare il cursore, Alt, Hold, Left, to show the cursor and click on the skin button. Perché dovrei farlo? Ah, forse. Ah, ok, ho capito. Se premo Alt mi fa vedere il cursore. Sì. Il livello del personaggio è diverso dal livello avventuriero, che indica quanta esperienza hai e il livello del mondo. I personaggi vanno potenziati con delle gemmette che droppano easy mob e casse. Ma invece un'altra domanda, ma salva in automatico? Cioè, se mi ricrasha, mi ha salvato i dati. Comunque. Ah, fiore, fiorellino, fiorellino. Ok. Quindi adesso dobbiamo andare lì. Io avrei tanto voglia di esplorare un po', che è proprio quello che faremo, penso. Ma proprio giusto 2 secondi. Che cazzo è? La Madonna! Ok, ci stanno anche i dragoni. Interessante. Vediamo un po' in questa baracca. Ah, ci stanno mostri. Un mostro livello 2 e due sgorbietti, vai, proviamo. Wow, non gli faccio niente, che cosa triste. Oh, sta buono. Oh, portacci sua. Raga. Ammazziamo prima gli sgorbietti. Buono. Oh, lanciano pure il fuoco, sti bastardi. Ma posso schivare in qualche modo? Buono.
Per adesso tutto ok. La mia vita, ok, la mia vita è quella là sotto. Quindi le cose che ho trovato curano 300 ed è parecchio. 300 di cura. Comunque no, veramente mi piace proprio parecchio l'ambientazione di sto gioco. È veramente figo. Ruba, ruba, ruba tutto. Ruba, ruba. Perfetto. Ok. Ho trovato medicine, una mappa e qualcos'altro. Combat knowledge. Ok, assorbi gli orb, vabbè, gli elemental orbs e le particelle elementari per to replenish, per ricaricare l'energia. Ok, fare danno elementare. Ok, facendo danno elementare, sconfiggimi. Ah, ok, quindi assorbi elemental orbs e le particelle elementari facendo danni con le magie elementali e sconfiggendo i nemici. Mi sembra aver capito questo. Vabbè. Comunque, insomma, da quello che ho capito, ogni personaggio ha le sue magie elementali. Il nostro ha il vento. Presumo ci siano ghiaccio, fuoco, le solite robe. Le solite robe. Col cursore clicca sull'icona in alto a sinistra rossa. Ok, carota. Col cursore clicca sull'icona in alto a sinistra. Ah, eccola qua. Ah, che carina. È il nostro menu, lei, quindi. Amici? Non ho amici, no. Chi sono questi due? Non lo so. Beh, io nel dubbio li accetto. Ok, mail, achievements. Wonders of World. Ah, questi qua sono tutti gli achievements. Ah, ti danno pure i soldi, figo. Questi qua serviranno di sicuro per... Raga, già ve lo dico, questi qua serviranno per comprare le... Per rollare le waifu là, insomma, avete capito. Ok, eventi, oh, calma. Madonna, che quanto è forte. Ok, questi qua me li dovrò vedere tutti per conto mio, ma non mi va. Mail. Ok, Genshin Impact Release Exclusive Rewards. Claim. Grazie per aver supportato Genshin Impact. Ah, buono. Figo. Quindi semplicemente per averlo scaricato mi dà tutte queste cose. Figata. Non mi sembra siano poche. 10.000 soldi. Non so quanti siano 10.000 mora. Però non penso poco. Ah, pure questo, cos'è? Oh, questo sembra forte. 5, 4 stelle. Non so cosa serva, ma sembra forte. Premi C per aprire lo screen del character. Ok. Poi vediamo un po' qua. Allora, questi qui sono altri la solita roba. E questo qua è il nome. Ok. Se premo C, teoricamente mi apre il personaggio. Quindi io ho. Posso livellarlo, ma no, per il momento non voglio fare niente. Assolutamente. Vabbè, equipaggio un artefatto. Che è. Ah. Questo cosa fa? Mazza che figata, comunque ci stanno un botto di cose da equipaggiare. Aumenta le cure del 20%. Ah, ok, no. Se ne ho due, tipo, aumenta le cure del 20%. Vabbè, nel dubbio lo equipaggio, perché tanto non... Cioè, meglio avercelo che non avercelo. Ok, e poi mi pare profilo... Cosa c'ho nel profilo? Story. Ah, un ragazzo e una ragazza... andare in famiglia Sky... Vabbè, non serve leggerla tutta questa, nel senso... Me la leggerò per conto mio, anche perché adesso... Non so, ditemelo se serve che leggo tutte queste cose. Lo faccio assolutamente. Ok. Da quanto tempo ti eri addormentato? Non hai risposte? Vabbè, comunque penso parli ovviamente sempre di noi. Ci sta anche il voiceover. Vabbè. C'è il tuo codice amico in basso a destra. Ah, è vero, il mio codice amico, sì. E ora, dove si va di bello? La mappa come la vedo? Ah, figo, con tab fa questa roba. Tipo una cosa rapida. Mazza quante cose. Se questo qua è tipo il mio inventario. Va bene. Dai, andiamo comunque alla nostra destinazione. Se vuoi, dopo live ti faccio un tutorial e te lo mando. Guarda, basta che mi invii qualche audio. Cioè, basta quello. Cioè, non penso che. Magari qualche consiglio su. Oh, nemici. Qualche consiglio su cosa fare inizialmente. Non sarebbe male. Questa qua è l'OST che ho messo a inizio live. Quella là di quando combatti. Soldini. Magari qualche posto buono per farmare, cose di sto tipo. Non so. Oh, altri nemici. Comunque sì, cioè, vabbè, queste qua ovviamente sono delle seghe immonde. Cioè, gli slime penso che siano i più scarsi di tutto il gioco. Ok. Perfetto, ho tutto. Oh, ancora. Vabbè, io regà ammazzo tutto. Comunque non so perché mi vengono veramente. Io ripeto, non ci gioco mai a questi. Cioè, non ci ho per niente mai giocato a giochi di questo tipo in cui devi farmare nei mondi fantasy, cose così. Ah, mi hanno dato anche una cesta. E
Ma mi sembra tantissimo di essere tipo Naofumi di Shieldiro che ammazza gli sgorbietti per levellare, oppure anche quell'anime recente, la 100 Men. Faccio sti collegamenti. Che poi in tutto questo, il nostro l'angioletto lì, ma cioè lo vediamo solo noi o dove, cioè si nasconde, scompare, oppure... Ah, ok. Non avere paura. Sono tornato. Sì. Oh, Madonna. L'ha quasi colpito. E scompare. Dai, ma no, mica dobbiamo combattere il drago, ti prego. Non me lo dire. Ok, se n'è andato. Grazie. Grazie perché ce l'avrebbe messo al culo in una maniera clamorosa. Ok. Perché c'ha queste cose che sembrano delle costellazioni che gli si muovono a fianco? È normale parlare ai draghi? Ovviamente no. Quella è tipo una fiaschetta Estus? No, una goccia di sangue cristallizzata. Comunque l'altra cosa di cui sono abbastanza sicuro è che puoi anche cambiare personaggio una volta che li trovi in qualche modo. Cioè, non penso che rimarremo sempre con lui. Va bene, l'abbiamo presa, non so bene cosa sia. Siamo anche passati a livello 3, ottimo. E in tutto questo non so bene, ma la mappa? Ah, eccola qua la mappa, ok. Ok, quindi noi ci dobbiamo andare qui. Mi danno anche dei soldi. No, non cancel navigation, no, no, no. Va bene, intanto prendiamo queste cose qui. Sto raccogliendo robe. Comunque in giochi di sto tipo, cioè... Penso che il nerdaggio sia obbligatorio se vuoi sbloccare robe. O comunque andare a raccogliere tutte queste cose per terra. Cioè, penso... Oh, slime. Altra vessetti nuova. Ah, ma posso arrampicarmi? Ammazza che figata. Oh, ma che skill c'ha questo per arrampicarsi così su una parete di roccia? Praticamente... Oh, mostri. Quindi gli attacchi caricati... No, gli attacchi caricati per adesso non li posso fare. Cioè, per adesso se tengo premuto il tasto per attaccare non fa niente. Se premo il tasto destro non fa niente. Fa lo scattino. Non mi colpire, bastardo. Ok, ammazzati. Perfetto. Vabbè, per adesso sta andando bene, devo dire. Aspetta. Ok. Perfetto, stiamo andando bene. Io direi che dobbiamo andare in quella città, se non sbaglio. Però io vedo tutte cose che luccicano e devo prenderle. Vediamo un po' se c'è qualcosa qua. No. Ok. È copiato da Zelda. E lo scatto, se noti, è quello di Nier Automata. Oddio. Non ho notato troppo questa somiglianza. Cioè, fammi vedere un attimo. Sì, cioè effettivamente sì, è un po' simile il fatto che scatta in questo modo, però, cioè, sinceramente, sti cazzi, cioè, non è, credo, così importante che abbia, che si sia ispirato per lo scatto a Nier Automata. Chest. Oh, una spada ho trovato. Vediamo un po' se la posso equipaggiare. Ah, ma è sempre la stessa. Ma che schifo, è la stessa, vabbè. Ok, là vedo qualcosa, voglio andarla a prendere. Comunque, tutto questo non so nemmeno dove devo andare. Arrampichiamoci come dei furetti. Olè. Si può piottare? No, l'arrampicata la fa lenta. Ah, ok, mi posso teletrasportare qui. Ok, così l'ho sbloccato. Ottimo, ottimo.
Figo, e ci sta anche il teleport, così non ti devi fare strade chilometriche. Prendiamo i funghi. Tutte le robe. Oh, un'avventuriera. Ah, è vero, posso anche mangiare. Ah, no, questa qua la devo raccogliere. Parliamo. Ok, non parla lei. Cioè, vediamo solamente le linee di testo. Chi sei? No, hai visto qualcuno che sembra simile a me? La vedo dura. Ok, cuciniamo? No, no, non volevo. Ok, ammazza che figata, possiamo anche cucinare. E... Ok, queste cose non le possiamo fare. Vedere di fare una bella radish veggie soup. Cucina. Cucina. No, vabbè, ma che è sta figata? Ammazza, regà. Ammazza, ma che è? Veramente carino. Già avevo capito pure come si fa, come funzionava, ma non posso più fare niente. Quindi questi qua ripristinano il 10% della massima vita e un addizionale 8200. Mortacci. Ma io c'ho, manco c'ho 1000, c'ho. Vabbè, grazie Tizia per... ti regalo questo io. Ah, ma perché faccio il fuoco? Ma che cazzo? Da dove è arrivata la cosa del fuoco, mo? Mi sono pure fatto male. Vabbè, andiamo avanti. Ok, penso che dovremmo andare lì. Ho questa sensazione. In realtà no. No, devo andare qua a destra, devo andare. Devo andare qui. Ah, eccolo là, devo andare lì. Sì, infatti. Ah, si combinano gli elementi perché ci stava il focolare. Hai capito. Perché ho sparato l'aria davanti al fuoco, quindi... Hai capito. Ok. Non la sapevo proprio sta cosa. Il tempio del falco. Non so che era scritto Falcon. Ok. Ah, non posso esplorare? Livello rank 12, mortacci. Ok. Ah, ci stanno anche i party, figo, figo. Però non posso andarci. No. Scusa, ma la mappa non mi mostrava che dovevo andare... Ok, no, sono andato in una parte sbagliata. Devo andare qua a destra. Ah, ok, sì, infatti ci sta la minimappa. Stavo tipo per chiedere, ma una minimappa per vedere dove devo andare? No, infatti ci sta. Sì, devo seguire il puntino sulla mappa, lo vedo. Quel coso giallo in alto a sinistra. Ho altre robe. Oh, funghi. Comunque la stamina sarà la prossima cosa che mi potenzio perché già mi dà un fastidio della Madonna, prendi i funghi. Mi dà un fastidio della Madonna dover... Ok, sto trovando robe... Cos'è? Ah, posso distruggerle, vai, spacca, spacca. Prendiamo tutto, prendiamo tutto. Prendi tutto, prendi tutto. Con le magie gli faccio male? Sì, perfetto. E non mi consumano nemmeno niente, quindi continuerò a farle. Cioè, pensavo che tipo le magie consumassero il mana, ma no, a quanto pare. Hanno solamente la ricarica. Perfetto, tutto preso. Andiamo avanti. Ok, siamo arrivati. Ma c'ero pure passato avanti, ma... No, ma scusa. Ah, ok, infatti stavo andando bene, grazie anche... Oddio. Oddio, no! Cazzo. No! Merda! Oddio, scusate. Lasciamo stare. Stavo per dire, volevo vedere la tizia che arrivava, infatti. Era questa qua, pure quella l'ho vista in un botto di trailer. Scusate, prima che andiamo avanti, devo fare una cosa. Devo spostare il follow alert, perché mi sono reso conto adesso che mi compare un pack gigante che mi copre la faccia. Quindi... Meglio evitare. Ok. Ok, questa si chiama Amber. È tipo un cavaliere. Carina, mi piace. Top accendino del gioco. Cosa? Ciao, sono Rianime. No, non è un nome locale, quello è poco ma sicuro. La mascotte. No! No, ma cos'è sta roba? Siamo amici, è il mio cibo di emergenza. Basta, e la trollo.
È il mio cibo di emergenza. Vabbè. Mi piace come cosa. Nel dubbio, se abbiamo fame, la mangiamo. Che ha detto che ci scorterà. Mi dà un po' fastidio che i dialoghi continuano anche se hanno la bocca chiusa, cioè. Infatti, perché sei così sospetta? Comunque non sembra per niente un cavaliere, se non per lo stemma sul braccio. Va bene. Come? Ah, è un arciere. Ah, hai visto, adesso posso swappare. Figata. Figata, quindi è un arciere lei. Premi R per entrare nell'aiming mode. Fighissimo. Veramente figo. Mi piace, mi piace. Gli arcieri mi sono sempre piaciuti. Una spada che. Un'altra spada, la solita. Oh, mortacci. Ah no, questa qua è il livello 2. L'equipaggio. Aspetta, come si fa a cambiare? Ok. Mi cambiare subito. No, non mappa. Mi metto subito la spada di livello 2. Oh, che palle. Ok. Spada livello 2. Vai, equipaggio. No, non me la fai equipaggiare? Ah, fast equip. Vai. Switch. Perfetto, adesso abbiamo la spada di livello 2 che fa 10 danni in più. Mi piace, mi piace. Abbiamo anche delle gemme che non so dove vanno e un arco. Buono, però ora vorrei andare con la tizia. Mi piace di più girare con lei. Come si fa a sparare? Ah, ok, così semplicemente. E carica pure il colpo, carica. Fighissimo. Ah, c'è anche delle skill tipo questa. Cos'è? Ma cos'è? Ma no! Ma cosa, cosa sei? Ma cos'è sta roba? Dai, ma che è? Che esplode e mi fa pure danni. No, mi fa danni? No? Ok, sì, mi fa danni. Mi ustiono. Ok, alcune elemental skills producono effetti differenti. Ah, se la tengo premuta, va bene, va bene. Ok, quindi è una bambolina che se do, cioè che se colpisco esplode. Sono anche ancora infuocato. Però se vado nell'acqua. Ah, quindi in base all'attributo in cui vai, hai una cosa diversa. Vedete lo stemmino sopra il mio livello blu? Appunto quello là del perché sono entrato nell'acqua. Quando mi sono avvicinato al fuoco era rosso del fuoco. Ok, ancora dove. Ah, dobbiamo andare qui, infatti. Andiamo qui. Può colpire anche con Q. No, con Q non fa niente. Oh, ah, è la tizia di prima. Ok, noi dobbiamo salire qua sopra, a quanto pare. Un Illichurl, wow. Famogli un headshot. Ma no, ma si è girato all'ultimo! Balordo! Ma che schifo, non gli faccio danni. Che merda. Vediamo un po' reazioni elementali. Ok. Ok, mira la testa. Pyro attacks possono fare. Ok, quindi praticamente ogni nemico è più debole a un elemento piuttosto che all'altro. Vieni qua. Sì, pensavo facesse più danni l'arco, però vabbè. Meglio di niente. Ok, prendiamo tutti i frutti, tutti, tutti. Diventato un contadino, sono diventato. Oh, guarda chi ci sta qua. Ah, ok, dai, un colpo livello potenziato al massimo gli fa metà vita, non male, non male. No. Sì, oddio che... Vabbè, basta, switchiamo. Mi sono già rotto il cazzo di... Ok. Ah, li one shot. Proviamo un po' la spada nuova. Ah, questo qua c'è l'arco. Sì, aspetta che te lo lascio usare, eh. Perfetto. Ovviamente qua è praticamente un tutorial.
ありがとう。ねえ、戦ってどう思った? Ma no, non è stato niente di che. Storm Terror. Tempesta del terrore. Quel drago che abbiamo visto noi sicuramente. Ok. Quindi per colpa del drago si sono avvicinati questi mostri alla città. Va bene. Però vorrei il mio bottino. Grazie. Ok, prendiamo pure questo. Perfetto. Ora, dove dobbiamo andare? In città. Andiamo in città. Però voglio andarci con lei. Anche lei ovviamente ha la stamina inutile. Proprio inesistente. Ma se mi butto muoio? Scopriamolo. No. No. A quanto pare non prendo danni. Boh, forse perché l'altezza non era troppo elevata. Chissà. Se vuoi con l'arco puoi aumentare. Puoi pure attaccare normalmente invece che cliccare R. In che senso? Ma io non clicco R. Io cioè, uso l'attacco normale per. Uso il tasto destro del mouse. Sinistro del mouse. Prendi tutto, prendi tutto. Ok. Oh. Questi qua li ammazzerò? Ma che schifo! Ma co immune? Ah, perché lo sto attaccando con il fuoco. Vediamo un po' con la bambolina. Vai. Però sarà immune di sicuro. Ma. Ok, esplosa, però vabbè, lui è immune, quindi andiamo con il nostro amico. Sì. Direi che questa mossa non è malaccio. Oh, ma. Mortacci due. Esploso. Ok. Ora stiamo andando nella direzione giusta, sì. Se attacchi mentre sei in aria diminuisce il danno da caduta. Se, ah, quindi se mentre scendo do un colpo. Ok. Combat knowledge. Ok. Consuma tutta l'energia del personaggio. Va bene. Ecco le guardie. Però prima raccattiamo un po' di roba. Un bel po' di roba. Ah, no, in realtà qua c'è sta notizia, ma non mi va di parlarci. Qua non c'è niente. Andiamo, andiamo in città. Siamo anche passati di livello. Ah, Adventure Rank è la somma di tutti i rank dei personaggi. Ok, capito. Capito, capito. Usa il vento sui denti di leone. Ok, lo farò, infatti. Pensavo, cioè mi sembrava che ci potevi fare qualcosa, ma... non capivo cosa. Spamma il destro quando usi l'arco. Mondstadt. Va bene. Comunque lei è proprio caruccia come design. E adesso avrei una domanda. Ma quando è che rolliamo qualche personaggio? Che sono, non vedo veramente l'ora di quella parte. Ok, sembra, stiamo parlando di Jan di Attack on Titan. Con Jan al nostro fianco, di sicuro la, il Storm Terror non avrà cioè non avremo problemi, certo. Certo, certo. E anche un regalo per me. Ok. È inutile. La sua voce è carinissima di Paimon, veramente carinissima. Va bene, non ho ben capito che regalo ci vuole fare, ma va bene.
Premi J per aprire la quest menu. Ah, lo devo fare subito. Ok, naviga. Tiene premuto left alt. Show the cursor. Left alt qual è? Quindi, raga, non so qual è. No! Left alt qual è? Ah, alt? Ah, ok. Così. Ok. È alt normale. Perfetto. Quindi, ah, ti dice anche. Mazza, c'è anche la scia di polvere fatata qua che ti dice dove andare. Guarda quante robe. Vai, scaliamo. Perché usare le scale? Lo possiamo scalare con questa bella vista. Quindi possiamo anche. Reazioni elementali, sì, infatti, quando usi. Sì. Quindi, come abbiamo visto con il fuoco, sì, che abbiamo sparato il vento sul fuoco. Ok, dai che ce la fa, dai che ce la fa. Comunque si diminuisce. Ma come cazzo fa a scalare le pareti così? Oh, veramente. Ti prego, dai, ti prego. Dai, ce la puoi fare, dai. Grazie. Ok. Cioè, quindi mi stai dicendo che se io continuo a scalare, questa tizia si arrampica ovunque. Ok, scaliamo. Scaliamo. Scaliamo tutto proprio. No, non va? Dai, non va più di così. Ok. Vabbè, raga, io sto scalando. Io sto scalando tutto. Volevo andare là sopra, ma ci posso andare? Vai. Dai, lo so che c'è un bug che... Eccolo! Guarda come zoppetta! Olè, ci siamo. Guarda che figata. Guarda che figata, veramente. Non so come prenderla questa cosa che ti può arrampicare ovunque. Non è molto normale. Però spariamo un po' alla gente. Ma l'ho colpito. Beh, di certo non potrò fargli danni. Guardai pure l'ombra, che figa. Figo, va bene. Ora, dove dobbiamo andare? Comunque, è veramente carino. Boh, provo a buttarmi, vediamo un po' che succede. Aspetta, a parte là vedo una cosa luccicante. Oh, però mi sa che i danni non li prendi. Ok, no, forse la cosa luccicante sta sotto. Sì. Dove c'è? Vabbè, non la trovo. Pace. Andiamo dove dobbiamo andare. Sì, ok, ma gli audio non li posso sentire adesso, nel senso li sento dopo la live. È come su Zelda. Ripeto che non ci ho giocato a Zelda, ma buono a sapersi. Ma... Ah, no, mi sa che devo salire. Sì, devo salire. Facciamo una bambolina. Figa anche sta cosa che posso lanciarle ovunque le cose. Guarda che carina comunque la bambolina. Veramente carinissima. Ok. Ora andiamo dove dovevamo andare. Che ancora non ho capito dove dobbiamo andare perché io sto... Ah, eccolo, perfetto. Non è molto... Cioè non... Non si capisce molto. Vediamo un po'. Un wind glider. Un vento qualcosa. Cavalcare il vento? Dio, se possiamo volare diventa una cosa fighissima. Ok. Ah, così? No, vabbè. Vabbè, ma che figata. Ecco a cosa servivano quelle ali. Che figata. Veramente fighissimo. Cioè, ok, non è proprio... Mortacci, non la sapevo sta cosa. Quindi, se premo spazio, volo. Fighissimo. Fighissimo. Cioè, volo, insomma, plano. Non è proprio volo, è più planare. Figata. Sono anche passato di livello. Quindi, in pratica, prendere danni da caduta è impossibile. Ah, ok, adesso c'è il drago. Sì, palese.
Che ci farà il culo perché non siamo pronti ad affrontarlo. Madò. Più che un drago sembra una viverna. Ah, sta proprio attaccando la città. Dal nulla. Ah, e fa pure i tornadi. Beh, capisco. Mortacci. E però noi possiamo volare adesso. Paimon, il miglior amico per viaggiare, tipo, il miglior compagno di viaggio. Ah, veramente dobbiamo combatterlo. Ok. Come cazzo facciamo? Ah, ok, mi devo spostare così. Ok. Ah, dobbiamo sparare. Ah, hai capito. Ah, ammazza, lo sto disintegrando. Lo sto totalmente distruggendo. Guarda, guarda, è una mitraglietta sono. Porca troia. Strano poi che un drago così grosso scappi da noi, ma va bene così. Bene. Ok, l'ho quasi ammazzato. Oppure l'ho quasi infastidito, non proprio ammazzato. Però ripeto, la grafica non è proprio. Non è fatto male. Scappato. Sì. Penso sia scappato. Ancora non la capisco sta parte, messa totalmente a caso. Sì, nel senso, cioè, boh. Effettivamente il drago ci ha attaccato. Noi siamo diventati una mitragliatrice. Abbiamo sparato due colpetti e se n'è andato. Però, vabbè. È per spiegarci un po' come funzionano le cose. Questo sarà Gian, forse. Sì. Sì, è palesemente Gian. Che funziona. 恐竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。ふうま竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、 Però ho capito se è un mantello o è un animale quello che. No, è un mantello normale. Ok, il capitano della cavalleria. Keia. Va bene. Quindi dal nulla non ho capito se dobbiamo combattere sto drago oppure no. Vabbè, siamo arrivati in un brutto momento. Ah, gli ha spiegato la cosa che la nostra sorella è scomparsa. Dov'è? Dai, ma che. Vabbè, andiamo con la prima. Dov'è la ricompensa? Mi sembra un po' troppo brutto. Comunque è stato un fight tristissimo, lasciatemelo dire. Ok, quindi siamo invitati da. Non so chi nel quartier generale. Ok, abbiamo sbloccato la dressing room. Perfetto. Quindi adesso andiamo a. Non, insomma, dal. Bella sta cosa comunque. Peccato che non puoi andare più veloce, cioè semplicemente serve appunto a planare. Cosa serve questo? Abbiamo trovato un artefatto. Sì, la piuma, è vero, l'abbiamo trovata. Cosa serve questa? Aumenta gli HP. Ok, no, in realtà aumenta l'attacco, però se tipo ne hai due, aumenta l'HP. Boh, non lo so. Equipaggio. Perfetto, adesso ne abbiamo 2 su 5 cose equipaggiate. Ok.
Risposta che darebbe Naofumi, in che senso? Vabbè. Ok, siamo praticamente... Ok, lì ci sta un tizio, ma non andremo dal tizio. Dobbiamo andare... Ah, ok, stavo proprio andando nella parte sbagliata. Guarda la stamina quanto ci mette. Arrampichiamoci. Ok, con spazio vai più veloce. Ah, perfetto. Vabbè, arrampichiamoci. Cioè, oddio, mi sa che non, è, non stiamo andando nella parte giusta. A parte che... Ah, mo cado. Ah, no, perfetto. No, mi sa che dobbiamo entrare da un'entrata normale. Ho questa sensazione. Ok. Entriamo, entriamo. Sì, la porta, la porta. No, però, non so, mi piace scalare, quindi stavo scalando la tua... E chi è questa? Oh, attenzione. Un'altra figacciona. Ha due... Questa qua è tipo la tizia di... Non lo classica Arara type. Sembravano tipo spaventate da noi. Ok, grazie per il follow Adam Yami e benvenuto in live. Oh, ma no! Ma no, ma Jan quindi è una donna, no! E questa è Lisa. Io già che mi immaginavo una roba a Jan di AOT e invece... Vabbè, non che mi lamenti, è buona come cosa. ふうまりゅうが目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が魔法使いにとっては最悪な状況よ。ただも気分も調子悪いわ。それ、尋ねびとの張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。 Perché ci stanno dicendo che in circostanze normali ci avrebbero aiutato di più, ma adesso con questo problema del drago non possono aiutarci a trovare nostra sorella. E quindi, insomma, penso che dovremmo aiutarli. Comunque penso che siano tutti doppiatori più o meno rinomati. Ok, quindi dobbiamo distruggere o comunque fare qualcosa in questi templi da cui il drago prende il potere. Mi sa. Chiederemo dopo. Va bene. Abbiamo anche sbloccato lo shop. E siamo anche a livello 5 adesso. F3 tu, per esprimere un desiderio? In che senso? No, ma come goodbye? Va bene, esprimere un desiderio. Ma... Ah, è il momento di rollare, a quanto pare. Ok, mi sa che è quel momento, raga. Mi sa che è quel momento. Sì. Ok, quindi fammi vedere un attimo. Questi qua sono i cosi... Come si chiamano? Wish... I desideri, sì. Questi qua sono i desideri per principianti. Questi sono i desideri tipo...
personaggi evento, desideri per le armi e robe. Ah, Gian è, cazzo, 5 stelle, Gian, mortacci, 5 stelle dovrebbe essere il massimo. Cosa la 4? E... Però, ragazzi, ho il 20% di sconto. C'ho il 20% di sconto. Non lo so. Dettagli, dettagli. Ok. Ah, la possibilità di vincere un 5 stelle è dello 0,6%. Va bene. Le probabilità di vincere un 4 stelle è del 5%. E ok, va bene, ho capito. Ok, quindi devo fare questo qua? Non lo so. A parte che qui non posso farlo. Posso fare solo questo oppure questo qua. Quindi devo fare la 4, va bene. Va bene, no, faccio la 4, calma, calma, non serve spammare, non serve spammare. Faccio la 4, faccio la 4. E... Perché da 10 però? Non ne posso fare una per iniziare? Giusto per vedere come funziona? Aspetta, ogni 10 wishes. Ah, ok. Perché ogni 10 desideri ti garantisce un 4 stelle. Però posso farne uno. O sbaglio? Che dite, raga? Ne faccio uno e poi faccio i 10. Tanto ne ho 11. Fa entrare. Sì, ma infatti. Ma da 10 non si fa i poveri. No, ho capito. Però ne faccio intanto uno da uno. E poi. Vabbè, iniziamo con 10. Vabbè, iniziamo con i 10. Ok. Anzi, prima cosa chiamiamo Lady Nador, che poi in tutto questo... Quanto mi dà fastidio, regà, che il catturaschermo ancora non mi prende. Per la prossima live l'avrò risolto, però non vi preoccupate. Un attimo che faccio entrare Lady Nador, che effettivamente adesso più o meno abbiamo finito la parte iniziale, anche se ci stanno talmente tanti dialoghi, che non so se sia la cosa migliore farlo in due. Però vabbè, dai. Cioè, ormai avevo detto che l'avremmo fatto in questa live, quindi facciamo in questa live. Chiamiamo, chiamiamo. Sempre se risponde. Buonasera! Mi senti? Sì. Oh, perfetto. A Mi microfono sento. come stai messo? Bene, mi sa? Sì. Mi Beh, avevano detto che dovrebbe. c'avevi un microfono di merda, ma no, mi sa che va bene. Beh, sì, effettivamente sì, però Vabbè, si sente teoricamente bene. dovresti sentirmi bene. Sì, no, ti sento bene. Anche loro sono abbastanza sicuri che ti sentono bene. Comunque, ripeto, lui è uno dei miei mod su Twitch che ha riscattato i 100.000 punti per fare questa cosa del partecipare a una live. Io ripeto, non so bene come la facciamo sta live qua perché sono tutti dialoghi, quindi non so quanto ci sia da dire, ma intanto inizio col chiederti, ma tu ci giochi a Genshin Impact? Sì, Ok, e anch'io quindi... E intendo giocare. cosa mi consigli di fare in sto caso? Allora, in questo caso mi hanno detto a me di lasciare stare la prima, perché quella del beginner se non conviene. Io, se non sbaglio, avevo fatto il secondo, se non mi ricordo. Ok. Non mi ricordo se era il secondo o il quarto, però Vabbè, comunque in anch'io chat tutti pensavo di mi girare consigliano il il quarto. 4, Sì, io quindi... andrei E col quarto. poi scusa, cosa cambia tra un wish e 10 wish? Semplicemente 10 wish e te ne scouta 10, te ne rolla 10. Ah, 10 in una botta? Ah, va bene. Ti Allora scusate, rolla io 10 inizio cose. con 1. Io inizio con 1. E poi parto con i 10. Tanto uno lo posso fare. Oppure faccio subito i 10. Forse, aspetta, forse magari con il 10 ti dà tipo qualche probabilità in più, non Sì, saprei. vabbè, tanto 10 lo potrei fare a prescindere. Vabbè, dai, iniziamo con i 10. Ah Vai, sì, 3. ah, è vero che c'hai Ce ne 11 ho cose, 11, sì, ce ne ho volendo, 11. sì, allora volendo puoi anche iniziare da quello da 1. Ok, comunque. Va bene, iniziamo noi, iniziamo comunque con quella 10. Vai, inizio, 3, 2, 1, via. Ok. Vediamo un po' chi becco. Ok, una spada. Mi sa che ho beccato la merda, mi sa. Una spada di livello 3. Un'altra spada di livello 3. Sì, un po' merda. Un'altra spada di livello 3. Una mazza di livello 3. Una spada di livello 3. Ma che bello. Oh, attenzione. Ho trovato Xiangling, livello 4. Questa mi piace. Ok. Dai, un'altra spada di livello 3. Palese. Non male, non male. Un'altra spada di livello 3. Collezioning penso che sia E, molto oh, una buono. spada di livello 3. Non l'avrei mai detto, ragazzi. E una mazza. Ma sono le stesse, non ho capito. Un'altra mazza. Sto rivedendo le stesse. Cosa sta succedendo? Oh no, ho trovato semplicemente 70 spade di livello 3. Sì, E un esatto. personaggio di livello 4. Sì, Beh, comunque, il Xianling è carina. personaggio Sì,
Carina, carina, mi piace. Io mi ricordo che avevo trovato il mio primo, Ci una sta. spada di livello 4, ma non avevo trovato particolari Non personaggi. male, non male. E lei è fuoco, palesemente. E max stamina 100, attacco 42, sì, è più forte di quello che ho io adesso. E che cos'è? Sì. Ok, costellazione del fuoco. Comunque se vai su talenti ti dice tutte le mosse che c'ha. Infatti, c'ha l'attacco, quindi questa qua attacca da vicino. E Pyronado, Guob Attack, ok, quindi ci stanno anche le cose sbloccabili. Va bene, comunque mi piace, dai, mi piace, mi piace. Però sì, mi sa che non lo so se è andata bene, sinceramente. Dove guardi, Ale? Beh, ovviamente vedo prima le cose importanti. E ho ottenuto 135 Stardust. Va bene, quindi adesso mi state dicendo che posso. Vabbè, allora, scusate, adesso io farei. A questo Wish non posso farlo, questo qua mi sa che è a pagamento. Sì, mi sa che è a pagamento. E questo nemmeno posso farlo. Ah, ma ce n'ho zero? Perché ne ho zero? Infatti, ma io Ah, ne questi qua sono vedevo uno. diversi. Questi qua sono. Ah, Ah, sono ok. limitati, sono dei desideri limitati, quindi per questi due eventi non posso fare niente. Al limite posso fare questo qua. E questo qui quindi cos'è? Beginner's Wish. Ah, ne devo fare 8. Ok, vabbè, allora raga, io rollo un altro, usiamoli tutti, famo gli spendaccioni. Vai, voglio un personaggio, e invece. Comunque mi sa che questa cosa è il colore della cometa, mi sa che rappresenta il tipo di cosa. Guida Sì. magica, 3 stelle, ok. Penso Ah, che ok, il allora mio. vuol dire che avevo fatto pure io il 4, mi ricordavo male. Mi Va sento bene, giù. abbiamo finito tutti i wish, quindi va così. E come si prendono i wish? Bella domanda, penso che tu debba completare i dungeon che trovi in giro. E ci stanno questi dungeon da completare. Va bene, ok, quindi devo incontrare Amber al Poi tempio, mi anche con le dice. mail, in teoria te le dovrebbero dare. Va bene. Ah, qua ci stanno un po' di cose che rubacchio in giro. Ma tu a che punto stai del gioco adesso? Cioè, da quanto tempo ci giochi? In realtà ci ho giocato relativamente poco, sono poco più avanti rispetto a dove eri te. Cioè io questa parte giocavo anche molto lentamente perché esploravo molto e andavo molto lento. Sono Vedevo uscito. tutte Non le posso più cose. entrare. Ah, ok, non Ah, posso rip. entrare. No, no, niente, posso entrare. E allora mi hanno detto di aprire la mail. Che. Ok, ma non so cosa sono queste cose. Ah, ok, qua è da dove si compra, perfetto. Vediamo un po' la mail. Comunque sì, ho malapena quattro Guarda personaggi, quanta. devo. Comunque, sta roba la devo vendere tutta, immagino. Cioè, a parte che. Intanto mi equipaggio qualcosa, intanto direi. Mi equipaggio un Oltre a bell'arco. venderla, puoi usarla anche per tipo, se non sbaglio, far alzare il livello delle altre armi. Cioè, puoi usare le armi per alzare il livello delle altre. Ok. Ok, l'ho equipaggiata? Sì. Ah no, non posso equipaggiarla. Mi sa che è il livello troppo basso? Non lo so. Boh. Praticamente dovresti Non me la fa averlo. equipaggiare. Vediamo un po' con la spada. Questo spadone mi piace. 39 danni. Fast equip. No, non posso equipaggiare. Sarà. Boh, non lo so. No, questa qua non hai un personaggio adatto, perché non ti mostra nessun personaggio. Ah, ok, quindi ci servono anche i personaggi adatti. Ok, forse questa spada. Ok, lei la posso equipaggiare, quindi la equipaggiamo subito. Perfetto, ok, no, dovrei averla equipaggiata. Ora, apriamo Paimon, che la mail sta qua sopra. Ok, achievements. Cosa ho sbloccato questo qui? Claim, claim. Ah, ecco, sono questi qua i. No, mi sa che non sono questi qua i wish. Questi qua sono. Primo gem, sono tipo delle gemme strane. Va bene, mail. Ok, mi ha dato delle monetine. Non è che ci faccio chissà che. Ok, direi che siamo. Va bene, a posto. Ma perché mi segnala che devo stare qui? Cosa devo fare? Se vai nello shop e spendi le primo gems, puoi acquistare altri wish. Le primo gems le guadagni con le missioni, ok. Apriamo Paimon, sì. Apriamo Paimon. No, comunque adesso non voglio spendere tutti i soldi che ho. Voglio prima andare avanti e capire un attimo. Se lo iniziavi subito ti dava wish gratis. Cosa se iniziavo subito? Ok, le farmi facendo missioni aprendo casse. Va bene, va bene. Ok, andiamo.
E quindi, cioè, l'unica cosa che ho adesso che posso comprare sono... cioè, insomma, questa cosa qua, nel senso... Cioè, l'unica cosa che posso fare o è questo Beginner's Wish che farò, è la prima cosa che farò, oppure questo qui, Wanderlust Invocation, che immagino cambino di volta in volta, cioè magari di... Cioè, questa qua è una cosa tipo settimanale o in base al livello che hai, che cambia lo shop? Non vedo limiti di tempo, quindi magari non credo che sia settimanale, Cioè, che ne so, però magari ogni mese non ne lo so. cambiano. Boh. Beh, magari ce lo dicono in chat come funziona lo shop. No, ovviamente mi sembra un gioco fatto parecchio bene. Poi anche la storia Sì. ce l'ha. Quindi, Considera sì. che, cioè, unisci due cose che a me piacciono molto, che sono gli anime e i giochi RPG open world, che apprezzo molto. Cioè, Eh sì, sono li tra i miei unisce giochi preferiti. entrambi. Sì. Però volevo scalare. Ok. Ce la farò? Sì, ce la faccio, ce la faccio. Sì, comunque le doti da scalatore di sto tizio sono una roba incredibile, cioè. Si arrampica ovunque. Va bene. Comunque mi dovrò informare su tipo i posti migliori per farmare, tutte queste cose qua. Che immagino ce ne saranno. Perfetto. Ma ci stanno anche boss fight, cose di sto tipo? Sì, ci saranno di sicuro delle boss fight. Io penso che di effettive boss fight non le ho ancora fatte, ma sono sicuro che ci saranno più avanti. Vabbè, certo. Comunque mi hanno detto che la storia teoricamente finisce, ma non perché finisce finisce, ma perché tipo non l'hanno completata fino Perché adesso, tipo, eh. Cioè lo stanno aggiornando di continuo, correggetemi se sbaglio. Ok, comunque andiamo dove dobbiamo andare. sì. Infine, non potrei andare avanti perché dovrei avere un livello preciso, cioè dovrei andare ad avere un livello alto per poter continuare la storia, da quanto ho capito. Ok, aspetta, dicono il primo puoi fare solo 20 wish, quindi o 20 da 1 o 2 da 10. Ok, il primo comunque lo finirò, perché, cioè, conviene. Il secondo se ne va tipo domani o dopodomani, il terzo e il quarto sono permanenti. Perfetto. Buono, buono a sapersi. Ok. Tanto più che altro ho visto che il secondo dovrebbe... Ah, ok, questo qua è il dungeon. Perfetto, dobbiamo fare questo dungeon qui. Ottimo, ottimo. Fino al 30, la storia è in pausa. Figo, allora mi sa... Sapete, cioè, perché ripeto, a me sto gioco mi sta garbando parecchio. È abbastanza semplice per adesso, però sono sicuro che la difficoltà aumenterà. Ah, questo è il tempio di Storm Terror, perfetto. Quindi dobbiamo ovviamente sconfiggere i nemici all'interno del tempio. Va bene, va bene. Va bene, e adesso ho un'altra domanda, ma a livello per... Ah, ecco Xiaoling. Vabbè, comunque è carinissima lei. È vero. Guarda, no, c'è pure il campanellino che suona. Ah, è carinissima proprio. Vediamo un po'. Ah, ok, è una lancia. Lei attacca con la lancia. Figa, figa. Guarda. Oddio, raga. Mi ricorda troppo One Piece. Mi ricorda troppo One Piece Unlimited Cruise. Non so perché. Perché c'era un personaggio in quel gioco che aveva lo stesso attacco con la lancia, uguale. Vabbè, alla fine non è che con la lancia puoi fare molto. Vediamo un po' lei. Ok, è una cosa molto simile. Ah. E non penso che mi brucio. E invece mi brucio. Ma perché quello dell'elemento fuoco si brucia da solo? Non ha senso. Vabbè. Comunque sia una cosa molto simile all'arciere. Andiamo. Il tempio del falco. Se trovi difficoltà dopo il livello 16, vengo a carriarti. Ma non penso, dai. Sì, comunque in live è Alin. E appunto, riguardo questa cosa, volevo chiedervi, ma. Il livello 30, che ha detto dopo il livello 30 si interrompe la storia, ma si intende il livello dei personaggi?
Ah no, ma non posso sbloccarlo. No, per se Party level intendano quello del 20. rank, dell'adventure Ah, rank. ok, no, ci stanno due cose diverse. Ci sta il Deep Temple of the Falcon, e questo è Windy Cliff. Quindi, ok, iniziamo con questo. Ok, abbiamo un party da tre che va bene. Iniziamo. Il livello dell'Adventure Rank, ok. Cioè, quindi praticamente. Però in che senso? Cioè, il livello non lo aumento anche combattendo i nemici. Cioè, oppure l'Adventure Rank aumenta quando fai le missioni. Molto figo. Posso buttarmi? Oh, merda. Ok. Beh, volevo vedere se era fattibile. Vabbè, tanto non sono morto. Ok, Adventure Rank, esplorazioni e missioni. Ok, quindi praticamente facendo. Ammazza, non è tanto, mi sa, a livello 30. Ok, Amber ha l'abilità di sparare. Ok. Va bene. Ah, e così diamo fuoco alle piante per andare avanti. Tu l'hai fatta sta missione? Esatto, sì, questa qua l'ho fatta. Perfetto. Okay, sto esplorando per vedere se vediamo tutto. Comunque a livello di difficoltà, per il momento come l'hai trovato? Perché cioè mi pare, vabbè, a parte che è semplice, ok, ma più che altro cioè gli oggetti ti curano di parecchio. Tutte le mele che avevo Sì, trovato è mi curavano di vero. 300, mi dura, è Vabbè tantissimo, che cioè la. a livello 1, cioè i primi livelli hanno poca salute, poi ovviamente più avanti avrai bisogno di oggetti curativi più potenti. Ok. E qui posso. Posso sparare da qua. Mazza. Figo. Che succede? Oh. Oddio, pensavo fosse arrivato un nemico. Ah, ok, sono arrivati dei nemici. Questa mossa è molto forte. Usiamo la tizia. Sì, dai, non è male. Mazza, sto cosino è fortissimo. Guardate quante volte spara. Così comunque la cosa sulle reazioni elementali l'ho capita. Cioè che appunto ci stanno elementi su cui ad esempio il fuoco è più forte contro le erbe. Vabbè, le solite robe, dai, non è difficile. Ok, c'ho anche l'abilità con la tizia con le frecce, ora la vediamo. Oh, vediamola, vediamola. Barili esplosivi. Vediamo un po'. Figo, fa la. Vabbè, non ho fatto per niente un cazzo, però vabbè. Ah, ammazza, lo scudo è proprio fastidioso. Ammazziamo prima l'arciere. E per mangiarmi le cose come faccio? Devi, se non sbaglio, cliccare B per aprire l'inventario e dargli selezionare gli oggetti. Ah, ok, quindi non è una cosa rapida, cioè la faccio. No, mi metti in Ah, pausa cioè il posso gioco. mettere in pausa e farlo tranquillo. Ah, ma mi piace, questa cosa mi piace. È molto figa, almeno non devi avere l'ansia tipo come in Dark Souls o in Bloodborne che devi curare Infatti. immediatamente. Però mi sembra anche molto facile da questo punto di vista, perché cioè se puoi mettere in Sì, infatti. pausa e curarti quanto ti pare. Molto easy. È vero. Infatti io preferisco i giochi in realtà in cui lo devi fare in simultanea col gioco, cioè che non puoi mettere in pausa. Perché così mi sembra un po' troppo irrealistico. Sì, infatti un po' lo è se ci pensi, però vabbè. Poi non sapevo nemmeno che con questa tizia potevi sparare più volte. Io stavo solamente caricando i colpi. Ma vabbè. Ok. Oh, mi sono fatto. Vabbè, mi sono fatto danni. Sì, ho visto che il tornado si è infuocato, sì. Ok. Adesso possiamo volare? Sì? Sì. Che Puoi cavalcare le correnti figata. di vento. Figata. Mi sono perso qualcosa?
penso. Vabbè, sì, l'abbiamo capita questa cosa delle correnti. Ok, questo qua dobbiamo spaccarlo. でもこれで少しは仁さんの役に立てたと思う。以前なら城内の安全を死守することはできた。まあそれも仁さんの力があればこそなんだけど。でも今風魔竜が門戸城内を直接襲う風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。 Come parla questo? これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど。E di personaggi quanti ce ne stanno in totale? Anche questo non saprei. Ho visto che ci Sicuro stanno già le tier tanti. list. Ah, sì. Ah, sì, ho visto che stanno facendo le tier list di tutti i personaggi per vedere quali sono più forti, quali meno forti. Ah, ok, dicono una ventina. Ciao Rebecca, grazie per essere passata. Al momento 22, con il nuovo aggiornamento aggiungeranno altri 4. Ok, poi tanto infatti da quello che ho capito è un gioco che stanno... Che poi, ripeto, io quando ho cercato su Wikipedia, Wikipedia, vabbè, avevo trovato che era uscito tipo... C'era stata tipo l'anteprima il 28 ottobre o il 22 ottobre, una cosa del genere, 2020. Però il gioco esiste da più tempo. Quindi non ho ben capito cosa hanno fatto. Ok, mi sa che abbiamo finito tutto. 28 ottobre 2020 No, manco ci settembre, siamo settembre, arrivati. settembre, settembre, Ah, scusa. ok. Settembre, settembre. Tipo il 20 settembre hanno fatto l'anteprima, però mi hanno detto che il gioco c'è da più tempo. Non ho ben capito infatti sta roba. Sì, vabbè, Wikipedia a parte, se qualcuno lo sa. Massimo può metterti in squadra 4 nemici? Amici, semmai. Ok, comunque sto ottenendo queste gemme che sono teoricamente quelle... E sono anche a livello 5. Dell'Adventure Rank. Va bene. 2 settimane prima c'è stata la beta. Ah no, allora ok, è stato... Cioè, è uscito da poco, è uscito da... Praticamente quest'estate. Non da anni, come mi avevo tipo capito. Pensavo fosse tipo uscito un anno fa, ma nessuno se lo inculava. E No, adesso ma invece... infatti mi Livello sembrava strana 9. che nessuno si incollasse un gioco del genere. No, no, è bello... Cioè, si vede che è fatto proprio bene. Comunque questi qua sono livello 9 e cioè dovrebbero essere parecchio potenti. Però non riesco a colpire il bastardo. Vabbè. Ah, hai visto, ho fatto la combo col fuoco. Sì, molto figa. Andiamo con lei. Ok, lei fa un tornado. Mazza, che figata! Raga, è OP questa. Ah, beh, sì, questa qua è la ulti. Ma lo fa all'infinito? No, vabbè, ma è potentissima sta cosa. Cioè, l'ha colpito tipo 10 volte, l'ha colpito. Anche se, ripeto, mi dà molto fastidio che quelli dell'elemento fuoco si fanno danni con il loro stesso fuoco. Non lo Sì, so. questa mossa qua è utile contro molti nemici, di sicuro. Cioè ne E fai tipo fuori tantissimi in un colpo solo. Hanno fatto la tier list potenza e utilità e Amber è quella più scarsa. Ma no, ma poverina. Poveraccia. A parte che sto lasciando indietro tipo una roba bianca, cos'è? No, sto lasciando indietro un botto di roba. Ok. Ah, ok, lì ci stanno i cosi che svolazzano. E mi sa che devo proprio ammazzare questi, sì. Guarda come esplodono, sti palloncini. Ok. Ah, infatti mi danno la chest. E questo cos'è? Aspetta, forse... Mi sa che non lo posso prendere questo coso, sbaglio. Sì, se non sbaglio dovresti andarci proprio addosso. Mi sa che prima l'avevi Ok, vediamo un mancato. po'. Prova con a salire sulla collina e usare il glider. Ah, ok, sì. Un attimo. Perché non me lo fa usare?
Non hai stamina. Sì, fate, aspetta. Ah, perfetto. Ed è Anemoculus. Bene. Ok, la dobbiamo offrire tipo agli dei, va bene. Tanto andiamo avanti. Eh sì, devo Ah, andarci sopra, sì. sì, dovrebbe essere quella che ti fa Ok, aumentare. raga, quello è un Pokémon. È palese, quello è palesemente un Pokémon. Quello là è, come si chiama? Il Pokémon, lo Starters verde, dai, è lui. Cioè, non mi potete dire di no. Cioè, come si chiamava, dai? Erano. Bulbasaur. È Bulbasaur, vero? È Bulbasaur. proprio Bulbasaur. Cioè, non ci sono cazzi. Cioè, oddio, è un po' di. Leggermente diversa la base, però da sopra era totalmente uguale. Ok, prendiamo tutte queste cose. Belli danni che non faccio. Però quindi mi domando, ma se la storia finisce a livello 30, cioè c'è un livello massimo dei personaggi? Cioè, oppure tu puoi farmare all'infinito? Cioè, no, all'infinito non Allora, tu penso. puoi arrivare normalmente a livello 20 dei personaggi e poi pensi che tu li Ok. possa alzare, li possa boostare come facendo altro. Ok, quindi quella cosa che ho trovato mi serve per aumentare la stamina. Buono a sapersi. Invece parlando di altro, il nostro protagonista, ma lui com'è? Cioè, come sta messo? È forte, scarso? Chiedo in generale, sia a te se lo sai, sia alla chat se lo sanno loro. Ok, ecco altri nemici. Questo come cazzo lo prendo? Beh, il protagonista è quello che uso di più, quindi direi che a me piace come stile di combattimento. Cioè, quello che preferisco. E tu quali hai per adesso, a parte Ambra e il protagonista? Ambra. Come si chiama? Amber. Amber, sì. Vabbè, Amber, dai. C'ho quei due e poi c'ho Keia, quello con i capelli blu che hai No. visto prima. E poi la Lisa, se non sbaglio, la maga. C'ho questi quattro. E comunque, ragazzi, se ci pensate, non capisco proprio come mai il computer o comunque il gioco si è buggato all'inizio, perché cioè, adesso stiamo giocando ininterrottamente e non è successo un cazzo, tutto fluido, normale. Boh, roba strana. Dicevano che è normale che appunto crashasse all'inizio. Ah, è okay, un bug del gioco, no? Infatti non mi spiegavo proprio se fosse un problema mio, perché cioè, era parecchio strano, era. Prendiamo la chest. Cioè, penso che sia forse perché il gioco all'inizio carica talmente tanta roba che Forse sì. lo fa crashare. Va bene, ok, tutto fatto, possiamo andare avanti. Buonasera, Luke Fida. Hai solo sti PG, il protagonista può cambiare elemento, però è scarso, è un classe C. Vabbè, all'inizio sì, sarà forte, però penso lo cambieremo. A parte che... Però che ci penso, cioè, ma lo possiamo togliere o dobbiamo tenercelo per forza? Cioè, teoricamente se è il protagonista non penso che possiamo girare con quattro personaggi a caso. Credo dovrebbe rimanere. Secondo me sì, cioè, secondo me se hai più di quattro personaggi puoi cambiare il party e metterci altre persone. Cioè, posso proprio girare con un party in cui non ci sta il protagonista? Mi sa di no. Ah, Sì, poi. mazza. Ok, questa è una roba Se hai altri strana. giochi con i gacha che conosco lo puoi fare. Oh, mortacci, slime di livello 7. Ok, questi qua sono immuni al vento. Ma sono tipo di tipo psichico. Cosa sono? Oh, merda. Questi fanno cose strane. Psichico barra elettrico. Beh, allora magari andiamo con Amber. Fa zero danni. Cioè, guardatela proprio. Madonna, si impegna tanto. Ci mette proprio tutta se stessa. Ma fa schifo al cazzo. Va bene. E questo tizio qua? No, non lo posso prendere. Va bene. Ok, la chest non posso ancora sbloccarla. Non so perché. Eh sì, questo qua quindi è elettro. Elettro. Quindi per adesso abbiamo. Quindi abbiamo. Ah, ok. Questi qui si chiamano Sili.
Se le segui ti porteranno alla tua destinazione finale. Va bene. Cioè, tipo, è una cosa. Ti daranno. Vediamo un po'. Seguiamole. La cesta l'avrei voluta aprire, ma. Ah, no, me ne è data un'altra. Buono. Questa cesta è ancora chiusa. Che palle. Ah sì, questa cassa ti servirà un personaggio più avanti per aprirla. Ah, addirittura devo avere il personaggio specifico proprio. Sì, perché ti serve proprio un elemento, devi usare un elemento che adesso non hai per aprirla. Capito. Quindi di elementi ci sta. Ok, un altro mostro. Oh, ah, il ghiaccio, infatti. Già ve lo stavo per chiedere se c'era il ghiaccio. E ci sta anche l'acqua, quindi. Ci stanno quindi acqua. Oh, mortacci, questo qua fa male, regà. Oh. Teoricamente dovrei essere più forte io con il fuoco. Allora, anche stordito. Cioè, però Amber fa proprio cagare, lasciatemelo dire. Questo qua è bello resistente. Ah, hai capito, va pure sottoterra. Mi sa che mo fa tipo un'esplosione. Non so cosa ha fatto. Oh, tacci su, eh. Una mitraglietta. Sì, però gli faccio zero danni. Forse il mio elemento fa schifo contro il suo, non lo so. No, penso sia solo il livello basso. Eh sì, sto a livello. Con Statizia, sto a livello 2. Devi accendere i pilastri intorno con il fuoco. Quando sono tutti accesi, puoi aprire la cassa. Ah, ok. Poi ancora altri mostri. Comunque, si rega è palesemente il livello perché. Cioè, pure gli slime ci mettono tanto a morire. Se sono il protagonista. Ah, ok, allora non è il tipo di cassa che pensavo io. Perfetto, morti. Ok, andiamo a accendere le cose. Eh sì, infatti, così si accende. Dove stava l'ultima? Eccone uno là. A parte ho visto anche un'altra cassa. Ecco, ce n'è uno qua. Dai, come ho fatto a non prenderlo? E vabbè, allora prendiamo prima questa cassa. Ah, eccolo qua. Ok, l'ho aperta. Sì. Buono, buono. Vedo anche la cassa lì. No, questa no. Comunque di negozi, cose che ci sta. Cioè, ho visto che quando stavo in città c'erano una marea di cose che tipo le pozioni, Sì, c'è la cosa di per fare le pozioni l'avevo vista. Anche io. Poi, se non sbaglio, c'è un posto dove c'è tipo una specie di gilda degli avventurieri dove puoi raccogliere dei primi giornalieri. Quanto durerà la live? Tra poco, cioè tra poco, cioè pensavo di farla durare fino alle 11. Quindi tra una ventina di minuti smettiamo. Anche perché no, cioè, non so se ci sono obiettivi particolari da raggiungere a breve. Quindi. Ok, ecco una bella chest. E questo è il teletrasporto. Perfetto, che mi fa anche salire di livello. Ottimo. E. Sì, le reazioni elementali. La. Ok. Va bene. E adesso possiamo andare al tempio dove dovevamo andare. Penso che quella là sarà l'ultima missione, se è quella del tempio. Facciamo quella e poi ci salutiamo. Pozioni, armeria, ristorante per il cibo e gli ingredienti. Ok, figo, figo. No, ma comunque, ripeto, ci stanno molte cose. Cioè, mi sembra molto ben fatto sto gioco. Poi per essere praticamente, cioè, non dico non dico una beta, ma non è un gioco completo, quindi. Ci sta, ci sta. Sì, Stanno poi amici. considerando che è pure free to play, cioè.
Sì, infatti, infatti. Vabbè, free to play, comunque si faranno i soldoni con tutta la gente che shoppa per cercare di ottenere le cose. Qua è fuoco. Vabbè. Parliamo con Keia. Dove stai Sarà guardando il pieno di protagonista? loro. Sì, è vero, il protagonista. Che cosa? non se lo incula per niente. Pensa solo al tempio, pensa. Guardalo, guardalo. A build perfetta fai molti più danni. Precisione. Ok, per un team perfetto ci vuole 2 DPS, armi differenti tipo. Ok, un supporto e un healer. Ok. Tanto non penso che sia il nostro caso adesso di preoccuparci delle build. A parte, scusa, l'healer. Cioè, quindi puoi curare i compagni di squadra del. Anche se. Ok, eccoci qua, quindi iniziamo. Eh sì. Io prima ho 2 livelli 5 e un livello 2. E comunque hanno detto in chat che il livello massimo è tipo il livello 80 per i personaggi, se non sbaglio. Anche perché effettivamente il livello 20 è un po' bassino, mi sembrava. Quindi, boh. Vedremo. Poi stessa cosa per le armi e per gli artefatti, non lo so, però per le armi le porti al 20 e poi dopo per upgradarle ancora devi raccogliere ingredienti o oggetti di Ah, crafting. sto usando Keia, sto usando, eh. Sì. Ah, e poi cosa succede infatti quando muori? Anche se non penso che lo scopriremo a breve. Ritorni a questo portale di resurrezione che è questa roba verde. E però quando ti muoiono tutti i personaggi o Sì, solo. quando ti muoiono tutti, in te. Dai, volevo salire là, vabbè. Ah, quindi se c'è l'acqua lui li ghiaccia. Figo, figo. Infatti, mo li ghiacciamo tutti. Figo, molto figo. Sì, infatti Kei è uno dei miei preferiti Ah, si di sempre. teletrasporta anche, hai capito? Cioè, all'ultimo attacco gli si trasporta dietro. Sì, molto figo. Però volevo provare a salire qua sopra. Non posso salire? Peccato. E questo qui quindi adesso lo ottieni dopo questa prova? Ah, ok, qua c'è stata anche una. Come si chiama? Un puzzle game, probabilmente. Ok, qua sempre posso ghiacciare. Sì, ovviamente ti fanno sfruttare le Sì, ti fanno abilità vedere del... un po' cosa fa. Sì, un po' come prima con Amber che si hanno fatto distruggere i rampicanti per passare. Sì, comunque per adesso, ripeto, è veramente easy. Sembra ancora che stiamo nel tutorial. Sì, infatti, ma io non ho trovato difficoltà, non sono mai morto praticamente, ma neanche arrivato a metà vita, cioè, è easy la prima parte. Quindi poi dopo si fa molto più tosta? Penso di sì, non sono ancora arrivato a quel punto, ma sicuramente ci saranno dei nemici con livelli spropositati o... Ok. Sì, cura i Guardami. compagni di squadra e se stessi. Leggi la cosa sugli elementi, sempre quel commento. Ah, ok, va bene. Poi, no, ma comunque io mo sto andando anche veloce perché non mi metto a leggere ogni cosa, ma poi a off screen, cioè quando ci gioco da solo mi leggerò un po' tutte le robe. Ok, quindi. Ho fatto un po' di danni. Cambiamo, mettiamo Xialing. Ah, ho scelto proprio la cosa sbagliata. Perché ho scelto proprio di usare il fuoco contro gli slime. Vabbè. Il vento mi sa che è parecchio forte. Qua per avere un vantaggio puoi distruggere quel cristallo blu che fa piovere, così poi usi Keia per ghiacciarli. Perché così si Ah, sbagliano. capito, capito.
Si diventano anche più scarsi con la pioggia. Ok, questi sono mini trappole. Ah, è vero, posso anche ghiacciare. No, vabbè, comunque è una figata assurda. Che posso ghiacciare l'acqua e passarci sopra camminando. Sei veramente figo. Oh! Ma no! Ah, ma cioè proprio non posso toccarle le spine, ok. No. Il ghiaccio si è tolto nell'istante in cui sono andato io. Ok, ma adesso se io salto ce la faccio, mi sa di no. Vabbè. Meglio andare safe. Non facciamo le persone gridi. Ok, questo qua è una cosa del vento. Ah no, dobbiamo semplicemente spaccarla, abbiamo fatto. Ed è finito, sì. Quando ci sta questa specie di uovo alla fine di sasso, oh, di sorgere il fatto. Bravo. Che è sto casino? Ah, scusa, sì.騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士。きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ。Va bene。いい酒場を知ってるから、そこでもいいぞ。 Ok, quindi siamo diventati amici di questo Keiya. ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあ、お先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。え、chi è questo? No, è arrivato un OP. Sì. Kishidan wa shigoto no kōritsu ga waru sugiru. Mondai nai. Okage de omae mo makikometan da. Kokkara motto omoshiroku naru. Vabbè, quindi non ho ben capito, semplicemente c'era sto nemico che ha... sto mago strano che aveva architettato tutta sta roba. Però abbiamo finito, a quanto pare. Ok, quindi siamo a livello 6 dell'Adventure Rank. Abbiamo preso altre gemme. E torniamo. Ma possiamo usare la cosa per teletrasportarci? No, qua non ci sta. Torniamo normalmente. Aspetta, iniziamo prima questo. Ma sa, comunque questo qua non prende veramente danni. Gliene faccio pochissimi, gliene faccio. Tacci tu, eh. Ok. E questo è andato. Ok, mi sa che adesso ci conviene usare il teletrasporto qua. Sì. Assolutamente. Sì, però devo andare nei punti in cui mi posso teletrasportare. O posso farlo anche dalla mappa? Penso tu possa farlo anche dalla mappa. Ah, ok, vabbè, allora è ancora più easy. Sì, no, infatti non posso cliccare su sti cose, lo devo fare dalla mappa. Andiamo sulla mappa. Ok. Ma ci posso andare? No, aspetta, questo non è il teletrasporto. No, ma mi sa che questo posto è proprio fuori dalla mappa dove devo andare. Sì,
Quindi mi sa che devi per forza Devo andarci a andare a piedi. Perché piedi. Beh, vabbè, dai. non Sto l'hai ancora viaggetto. scoperto. Se famo sto viaggetto. Comunque no, belle ambientazioni. Non sono male, assolutamente. Eh sì, sta tipo là sopra, sta. Dove sta quella luce blu. Eh sì, però in questo caso, dato che non è una zona ancora esplorata, non posso farlo. E dai. Ok. Ok, comunque sì, l'ho sbloccato Keia là. Quindi tipo, se adesso lo prendo e uso la mossa sua. Sì. Figo. Altra chest. Comunque per il momento a livello di nemici non c'è troppa varietà, cioè sono praticamente tutti slime, oppure quella pia piante strane. Ok, questo qua lo ghiaccio. Forse è meglio usare il fuoco in sto caso. Penso che in ogni zona ci siano nemici diversi, quindi tipo nel territorio del dio di Anemo ci sono alcuni nemici, magari negli altri ce ne stanno altri. No, no, ma infatti sicuro è così. Comunque questo qua è dell'acqua, infatti lui è molto forte. Ok. Tutto fatto. Non penso che ce la facciamo arrampicarci su questa parete, nonostante siamo molto proprio degli arrampicatori provetti, ma mi sa che non ce la faremo. Un altro slime. Oh, dacci due. Più che altro vorrei usare la sua mossa speciale che ancora non l'abbiamo vista. Vediamo un po' se. Ok, perfetto, ce l'ho. Vediamo un po' com'è. Ah. Sì, pure lui è parecchio forte. Ok, si crea queste cose che gli girano intorno. Va bene, va bene. Sì, per adesso i migliori sono Xiang Ling e Keia, proprio palesemente. Perfetto, saliamo. Eh no, non gliela fa, non gliela faccio. Gran peccato. Vabbè, andiamoci a piedi. Se congeli quei fiori di fuoco puoi raccoglierli. Ah, ok. Come sì, come quell'altra cosa. Qua c'è un coniglio. Sì, un coniglietto, uno scoiattolo. Ok, qua ci stanno parecchi mostri. Siamo prima lui. Ah, ho fatto la combo vento e acqua. Molto forte. Ammazza, l'ho one shottati tutti. Tutti proprio. Wow. Buono. Sì, perché quando spacco queste pietre, tipo, ecco, rilascio l'acqua nel. Faccio piovere e quindi i nemici si bagnano tutti. Ho capito, ho capito. Oh. Vabbè, basta, mi sono rotto il cazzo di affrontare slime. Andiamo avanti. Dobbiamo andare là sopra. Quante robe da raccogliere. Veramente tante. Tanto non avrei problemi di inventario, quindi puoi raccoglierli tranquillamente. Ah, è vero, infatti non c'è nemmeno il limite, non l'avevo. No, ma sai cosa mi sembra? Mi sembra uno di questi, cioè un gioco appunto open world, così però tipo semplificato. Anche Nier Automata era parecchio più difficile, anche all'inizio. Mi ricordo che ero morto al tutorial, vabbè, ma lì perché erano successe cose strane, quella tastiera e il mouse facevano schifo al cazzo, e quindi. Avevi finito il gioco.
al tutorial. Sì, avevo finito il gioco, avevo sbloccato l'ending che finiva il gioco, mi ricordo ancora, Madonna. Che cosa proprio. Quanto ero pro anche ai tempi. Dove va? Oh, lo spiritello ci ha abbandonato. Vabbè, andiamo al luogo della missione, facciamo l'ultima missione. I nemici si bagnano tutti. Ma perché dovete sempre pensare male? Boh, veramente, robe assurde. Ok. Ah, ma se tengo premuto fa anche una mossa speciale. Sì, infatti. Oh, ed eccola la tizia, la strega, Lisa. Ovviamente la Ara lo doveva dire. Comunque, il nostro protagonista guarda sempre nei punti giusti, devo dire, eh. Cioè, in questo caso, dritto per dritto di fronte a sé. Vabbè, già meglio di prima. Sì, prima che guardava a fanculo. Ok. Quindi dobbiamo fare questa missione qua, mi sa. Cioè, questa missione dobbiamo andare nel tempio. Vabbè, dai, facciamo quest'ultima roba. Questo qua è tipo il terzo tempio in cui andiamo, se non sbaglio. Sì, Che poi. che è l'ultimo che ho fatto io, mi ricordo. Perfetto. Allora, facciamo questa qua e poi ci salutiamo. Adesso abbiamo anche tutti e quattro i membri. Va bene. Tanto non sarà difficile. Sai che anche io, Wild Demons, avevo dei problemi ieri con l'abbonamento. Che non me lo faceva fare anche se era scaduto il tempo. Quindi non lo so, sinceramente, perché non te lo fa fare. Cioè, a me me l'ha fatto fare il giorno dopo, comunque qualche ora dopo. Oh, adesso abbiamo anche lei, hai capito? Perfetto, perfetto. Questa qua è elettrove, sì. Mazza, Sì, figa! pure questa ha degli attacchi fighi. Sì, molto bella questa, mi piace. Molto, molto figa. Qua puoi già immaginare quali combo ti faranno fare con l'elettro. Eh sì, penso forse l'acqua. Perché Sì. non è che ci sono altre cose, altri elementi per adesso. Che poi, raga, gli elementi in totale quanti sono? Cioè, ce ne stanno altri che non abbiamo visto o sono questi 5 e basta? Forse che so, oscurità, luce, queste cose così. Ok, no, per adesso è normale. Zero danni. Vabbè, cioè i danni ce li ha questa tizia. Cioè, anche questa qua tipo si teletrasporta, fa qualcosa di strano. Ok. Ah, sono 8 gli elementi. Va bene. Va bene. Ah, figo. Quindi posso caricarla? Vediamo un po' dove stanno i nemici, così la provo. Eccola qua. Ah, ne colpisco solo. Mi sa che non riesco a fare la missione in 10 secondi, sì. Ah, Oh, perché vabbè, ce ti l'ho sei fatta, però. allontanato. Sì, mi sono allontanato, non l'ho fatta. Vabbè, no, ma ce l'ho fatta alla fine. Sì, per niente, cioè, nel range in cui ti trovi, colpisce tutti. Ok, là c'è anche un'altra chest. No, comunque, lei si vede che è forte. Cioè, in realtà sono tutti semplicemente molto meglio degli scarzoni che abbiamo all'inizio, ovvero Amber e il protagonista. Che poi in tutto questo l'angioletto lì, ma cosa dovrebbe fare? Nel senso, aspetta, mi pare così. Sto giro. Ma no! Ah, ma perché non mi hanno dato il. Non mi hanno fatto. Non me l'hanno fatta caricare in tempo o cosa? Ma che schifo! Boh, non ho capito, sinceramente. Cioè, prima aveva fatto dei. Oh, mi stanno colpendo. Prima aveva fatto quel fulmine gigantesco. Ah, ok. Perché l'avevo caricata al massimo. Ok. Infatti devi caricarla tutta.
Ah, ok, non posso manco caricarla, ma perché devo aspettare, vabbè, pace. Perfetto. No, le devo vedere per forza questa cosa dell'interazione con gli elementali. A parte questo qua è un barile esplosivo, quindi stiamo attenti. Ho parlato. Vabbè, stavo troppo vicino. Cosa? Perché la gente scrive Raftalia in chat? Oh. Amber, il protagonista sono sicuramente più utile di acqua. Ah, quello è poco ma sicuro. Quello è poco ma sicuro. Aspetta. A parte che io comunque, raga, non mi voglio curare. Cioè, perché già il gioco è facile, se mi metto a stare full vita non c'è manco un minimo di challenge qua. A me invece dà fastidio se non c'ho la vita al massimo, se mi trigger. No, aspetta che sti stronzi mi sparano. Ecco, faccio una bella cosa, appena mi sparano l'ultima volta. Bravi. Ok. Buono, sì. Usiamo la ulti. Ok, la ulti la fa solo intorno a lei. Ah, crea questo coso. Va bene, allora stiamogli vicino. E mi cura anche? E tipo fa qualcosa? Molto forte pure lei. Utile per i gruppi di nemici. Sì. Un altro nemico. Che si avvicina. Dai. E andiamo avanti. Adesso un po' di platforming qua. Ma che poi, cioè, io quando combatto faccio sbloccare anche le abilità degli altri personaggi? Perché ho visto che ce l'hanno tutte piene, cioè tutte pronte. Penso di sì. Vabbè, cadiamo. Ha fatto un passo di troppo. Ah, ok, quindi sì, mi fa restartare da qui. Con la vita che avevo prima. Ma perché? Ma non capisco, ma perché? Non riescono a saltare questi? Cioè, boh, vabbè. Tocca aspettare, tocca fare un po' più. Ah, comunque ogni volta che cadi perdi un po' di vita, sì. Vai, proviamo con 200 di vita. Ok, adesso. Dai, piattaforma, dai. Grazie. Vabbè, non mi sembra molto difficile come platforming qua. A capitolo 1, no, vabbè, non me ne frega niente. Tanto non penso che mi ammazzino in quest'ultima stanza, spero. E invece. No, ma infatti qua dove dobbiamo spaccare la pietra e basta. Mi so. Sì, giusto, solo la pietra. Oh, anche una bella cesta d'oro. Perfetto. Tofu no Ryu, Toarin. Nanpu no Shishi, Dandy Lion. Sorella, mondo no Shiho no Kaze no Shimosade. Fujin, Barbatos no Kaze. Quindi ci stanno queste quattro bestie oltre al drago, che sono del vento e collegate al dio Anemo, che è sempre il dio del vento. Quindi immagino sarà la stessa cosa per tutti gli altri dei. Kano mono wa Shifu Shugo no naka no Toarin datta. Ok, non ho ben seguito troppo il discorso, ma dice tipo che mi sa il drago si stava ho sentito solamente la cosa che si stava consumando a causa dell'odio. L'odio per Mondstadt. Sono nikushimi o kaze yori mo tsuyoi chikara ni shi. Ok, sì, infatti riguardava il drago.
che tipo odiava la città ed è diventato quel mostro là. Mondo no ningen toshite wa totemo iinikui wa ne. Kore o yomu to ii wa. 100 nen iijou mo mae no dekigoto yo. Ah, ci raccontano anche una storia? No, hanno semplicemente detto è una storia di molto tempo fa. Va bene, penso che abbiamo finito per oggi. Ti hanno dato il libro della storia da leggere. Ah, ok, da leggere, sì. Quindi Storm Terror, sì. E quindi, che dire? Aspetta, vediamo un po' se ci sta qualcos'altro. No, sì, infatti ci sta un'altra. Ah no, semplicemente il drago se n'è andato perché mi sa che abbiamo sconfitto, cioè distrutto tutte quelle pietre all'interno dei templi. Sì. Sei arrivato allo stesso punto dove sono arrivato io, che ci ho messo in varie serate e tu ci hai messo una live. Ah vabbè, perché non so, siamo andati molto spediti. Sì, più che altro sono che mi dileguo e vado lento, esploro molto. E perdo tempo anche a parlare con la gente. Che è la cosa che si dovrebbe fare, però poi perdiamo un po' troppo tempo. Ok, quindi abbiamo finito il prologo, praticamente. Ma comunque mi informerò di quanto... infatti, prologo atto 2 devo fare adesso. Comunque sì, siamo ancora nel prologo, quindi è normale che siano tutti molto scarsi. Ok, puoi aumentare il tuo adventure rank facendo delle offerte... By offering anemoculi... Ah, ok, quella cosa che ho trovato alle statue. Oppure sbloccando waypoints, cercando le chest, completando quest. Ok, va bene, come avevate detto voi. Quindi ho sbloccato un'altra area della mappa. E ora per andare avanti con la storia devi salire di livello di adventure rank. Perfetto. Perché devo tipo salire al 15 se non sbaglio. Sì, al 10 sblocchi una cosa, al 15 sblocchi un'altra roba. Va bene. Quindi raga, penso solo che ci salutiamo qui. E il gioco comunque sale in automatico, quindi non devo fare niente. Se adesso premo ESC... Sì, puoi uscire tranquillamente. Sì, posso uscire tranquillamente, perfetto. Allora, togliamo al volo il cattura schermo e esco. Come si fa? Ah, ok, si fa così, si esce da qua. Perfetto. Quindi, sì, è finita la live. Avevo detto che durava 2 orette, quindi... Niente, raga, questo qua era Genshin Impact. E... Quanto sei stato alla fine, Alin? Tipo... Mi sembra dalle 22:20. Sì, qua. Sì, vabbè, comunque no, alla fine avevo detto che sarebbe stata una mezz'oretta, una quarantina di minuti di live, quindi, cioè, ci stava. Sì. Comunque, niente, ti ringrazio per aver usato i 100.000 punti e magari avremmo potuto trovare qualche altra serata più interessante, però purtroppo questi, cioè, in sti giorni o erano reaction o... Ci stava. Sì, dai, ci stava. Voto dell'episodio. Un momento di popolarità. Sì, dai, va bene. Allora, grazie, mo faccio i saluti finali, quindi ti saluto anche a te e niente, ci becchiamo alla prossima live, che non sarà domani, lunedì, domani pausa. Quindi questa settimana siamo stati belli impegnati. Vabbè, bello Alin, ciao. Bella, ciao. Perfetto, quindi adesso, regà, niente, questo qua era appunto era Genshin Impact, carino, un po' lentuccio mi verrebbe da definirlo, nel senso che, cioè, comunque in 2 ore di gioco... Dal punto di vista della storia, mi è sembrata una storia abbastanza banale e anche molto facile. Quindi queste sono le uniche, come posso dire, critiche che gli farei. Perché alla fine il gameplay è carino, i personaggi ci stanno, anche a livello di grafica, combattimenti, insomma gli elementi. Non è male, le mosse sono carine. Però l'unica cosa, appunto, ho trovato storia un po' troppo banale e troppo semplice per adesso. Cioè, tutti gli altri giochi che ho fatto dopo 2 ore di gioco... Iniziavano a diventare molto più difficili, mentre questo qui era veramente una stronzata, diciamocelo, però vabbè. No, lo Storm Pool non c'è. Quindi niente, raga, penso che potremmo provare a continuarlo, che dite? Anche per vedere, cioè nel senso, io vorrei finirlo, nel senso, mi dovrei informare su quanto dura, perché se dura 30 ore di gioco, magari non ce ne faccio 20 live, 25 live. Però se durasse poco, secondo me possiamo provare a continuarlo. Infatti la storia non è neanche iniziata, sì, certo, però... comunque ripeto, dopo 2 ore, cioè, non è successo praticamente niente. Quindi questo gioco fino al 15 è un grande tutorial, infatti me l'ero immaginato, era molto blanda la cosa. Quindi niente, penso che potremmo provare a continuarlo tranquillamente settimana prossima, alla fine per fare live un po' tranquille. E niente, vi farò sapere. Comunque, prossime live sono lunedì. Non so in realtà cosa fare lunedì, cioè, vedrò un attimo. O facciamo la cosa sulle analyst lunedì,
Oppure, perché alla fine le reaction non le famo lunedì, le reaction sono giovedì e venerdì. Quindi non lo so, vi farò sapere tramite Instagram. Però di sicuro lunedì facciamo qualcosa. Domani pausa, lunedì facciamo di sicuro qualcosa. Al massimo rifacciamo Genshin Impact. Continuiamo un po' con la storia. Sì, no, assolutamente farmerò off camera. Sì. Farmerò off camera e. Cioè, alla prossima live mi vedrete parecchio levellato. Questa live è stata anche un po' più lenta, probabilmente perché era un tutorial, non conoscevamo il gioco e tutto. Quindi la prossima volta mi vedete molto più avanzato, diciamo, nel gioco. Quindi niente, raga, detto questo, vi ringrazio tutti per essere rimasti con me questa sera. E ci becchiamo appunto non domani, lunedì. E niente, vediamo un po' come continuerà questo Genshin Impact. Sono comunque curioso di vedere anche come si evolve la storia, personaggi e tutto. Quindi, che culo che sia Anglinga la prima. Ma in realtà mi sa che era tipo garantito un 4 stelle, se non sbaglio. Però comunque ho beccato tutte spade di merda, cioè vogliamo dire questa cosa. Ho beccato Xiangling, sì, ma ho beccato 20 spade di livello 3 del cazzo, tutte uguali, cioè. E che cazzo. Vabbè, dai, ci becchiamo alla prossima, raga, lunedì. E landing non la metto perché, cioè, non l'ho ancora preparata, quindi vi becchereste landing inutile. Quindi niente, chiuderò subito. Ci becchiamo alla prossima. Belli